Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi vi parlerò dell'Iditarod Trail Sled Dog Race in Alaska, la più famosa gara di slitte trainate da cani. L'edizione 2023 è stata vinta da Ryan Warrington, nipote quarantenne di Joe Warrington Sr., che nel 1973 contribuì a organizzarne la prima edizione. Per vincere l'Iditarod, una gara controversa che negli ultimi tempi se la deve vedere con problemi e crisi di vario genere, Reddington è arrivato a nome. Una piccola città dell'Alaska che si affaccia sul mare di Bering, 8 giorni e 21 ore dopo essere partito da Willow, che sta a oltre 1600 km. Joe Reddington, morto nel 1999, è noto ancora oggi come il padre dell'Iditarod perché fu la persona che più sostenne l'idea, proposta da un comitato esterno, di organizzare una gara per slitte trainate da cani lungo l'Iditarod Trail. Un percorso che prende il nome da un fiume, che a sua volta dava il nome a una piccola città dell'oro. Per Reddington, l'Iditarod era un modo per preservare la rilevanza dei cani da slitta, che stava svanendo dopo l'arrivo delle motoslitte e dei gatti delle nevi, e per recuperare il percorso verso nome. Nel gennaio del 1925 i bambini del villaggio di nome stavano morendo infettati dalla difterite. L'unico medico di nome, il dottor Curtis Welch, temeva un'epidemia che avrebbe potuto mettere a rischio l'intero villaggio di 1400 persone. Ordinò la quarantena, ma sapeva che solo un siero antitossico avrebbe potuto scongiurare la malattia in rapida diffusione. Il lotto più vicino della medicina salvavita, tuttavia, si trovava a più di 1600 km di distanza ad Anchorage. Il porto soffocato dal ghiaccio di nome rendeva impossibile il trasporto per mare, e gli aeroplani con cabina di pilotaggio aperta non potevano volare con le temperature sotto lo zero dell'Alaska. Con la stazione ferroviaria più vicina a Nenana, a circa 1100 km di distanza, la possibilità dei cani da slitta ha offerto a nome la sua migliore speranza per una consegna rapida. I cani da slitta battevano regolarmente i sentieri innevati dell'Alaska per consegnare la posta e il governatore del territorio, Scott Bone, reclutò i migliori autisti e squadre di cani per organizzare una staffetta 24 ore su 24 per trasportare il siero da Nenana a nome. La notte del 27 gennaio 1925, il fischio di un treno squarciò l'immobilità di Nenana mentre arrivava con il prezioso carico. Un pacco di siero da 9 kg avvolto in una pelliccia protettiva. Masher Wild Bill Shannon legò il pacco alla sua slitta, diede il comando ai suoi 9 cani, dando così inizio ai primi passi di una grande corsa della misericordia di 1000 km attraverso aspre terre selvagge, corsi d'acqua ghiacciati e tundra senza alberi. Quando Kasen si è lanciato in una bufera di neve, la neve scrosciante è diventata così disumana che i suoi occhi socchiusi non potevano vedere nessuno della sua squadra. Per non parlare del suo fidato cane guida, Balto. Prestito dal canile di Seppala, Balto ha fatto affidamento sull'olfatto, piuttosto che sulla vista, per guidare la squadra di 13 cani lungo il sentiero battuto mentre il ghiaccio iniziava a incrostare i lunghi peli del suo mantello marrone. All'improvviso, un'enorme raffica di 120 km all'ora ribaltò la slitta lanciando l'antidoto in un banco di neve. Il panico percorse il corpo congelato di Kasen mentre si strappava i guanti e frugava nella neve con le mani intorpidite prima di individuare il siero. Kasen arrivò a Port Safety nelle prime ore del mattino del 2 febbraio, ma non trovando pronta la squadra successiva per partire, decise di raggiungere nome in persona. Dopo aver percorso 85 km, Balto è stato il primo segno della salvezza di nome mentre i cani da slitta abbaiavano lungo Front Street alle 5:30 del mattino, per consegnare il prezioso pacco al dottor Welch. 4 cani sono morti, dando la vita affinché altri potessero vivere. 3 settimane dopo l'iniezione ai residenti di nome, il dottor Crosby revocò la quarantena. Sebbene alla staffetta abbiano partecipato più di 150 cani e 20 conducenti, è stato il cane Balto che ha guidato i chilometri finali e diventare la superstar per i media. Balto fu presente nel dicembre 1925 mentre una statua in bronzo della sua somiglianza veniva svelata nel Central Park di New York. Dopo che le luci della ribalta sono svanite, Balto ha vissuto i suoi ultimi giorni allo zoo di Cleveland e il suo corpo è in mostra al Cleveland Natural History Museum.
Dal 1973, il ricordo della Corsa del Siero è sopravvissuto nell'Iditarod Trail Sled Dog Race, che si tiene ogni marzo e si corre su alcuni degli stessi sentieri battuti da Balto e dozzine di altri cani da slitta in una furiosa corsa contro il tempo. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, lascia un commento e iscriviti al canale.